Ciao a tutti, mi sa che siamo online, siamo decisamente online. Io sono Sara Villetti del blog L'Appetito Viaggiando e oggi cucineremo insieme. Cucineremo insieme una ricetta a base di formaggio, formaggio svizzero. Il nostro appuntamento si chiama Fate Swiss Cheese e siamo al secondo appuntamento. La volta scorsa Francesca e Pietro Singerfood hanno realizzato con il formaggio emmentaler, quello con i buchi, un risotto con la barbabietola e l'emmentaler. Io oggi utilizzerò il Gruyère, che è questo formaggio, ve lo mostro così magari lo vedete meglio, dal tipico colore avorio. È un formaggio molto profumato, assolutamente gustoso e goloso, e con questo formaggio realizzeremo una sorta di antipasto, ma anche se vogliamo una portata principale. Passiamo subito alla ricetta, però prima di iniziare, di mettere appunto le mani in pasta o comunque di iniziare con i fornelli, volevo ricordarvi che potete anche durante la trasmissione diciamo, intervenire, potrete farmi delle domande, io ho il mio telefono, quindi se poi voi volete comunque scrivermi, farmi domande, chiedermi suggerimenti, piuttosto che fare osservazioni su quello che sto facendo, siete liberissimi di farlo. Iniziamo subito, allora vi dico quella che è la ricetta. Si tratta di un panperdù con il gruyère, gratinato con il gruyère ovviamente, il formaggio, e poi utilizzerò anche del tartufo, visto che siamo comunque nella stagione diciamo invernale, quindi adesso i tartufi sono buonissimi e profumatissimi, anzi ve lo mostro anche, un tartufo bianco di Alba, che non potete capire che profumo, qui in effetti tra formaggio e tartufo siamo, diciamo che ho una certa acquolina io. E poi utilizzeremo anche per fare questa ricetta un uovo, cioè metteremo anche un uovo poché, quindi un uovo in camicia, con un tuorlo fondente liquido, quindi. Veniamo subito appunto alla preparazione e magari vi racconto anche qualcosa riguardo il formaggio, perché dovete sapere che il formaggio Gruyère viene praticamente prodotto nella zona proprio della Svizzera occidentale, nei caseifici dei paesini intorno diciamo, dei caseifici intorno al paese che si chiama Gruyère, quindi diciamo il nome non è un caso. Per realizzare una forma di formaggio si vengono utilizzati 400 litri di latte all'incirca per una forma di 35 kg, quindi è un formaggio diciamo, molto ricco e sicuramente un formaggio importante, tra i più caratterizzanti di quelli della Svizzera. Allora, per quanto riguarda invece la preparazione, inizierei subito con l'uovo in camicia, che è la preparazione, quella se vogliamo, un po' più delicata. Dobbiamo appunto riempire una casseruola dai bordi alti con dell'acqua, aggiungiamo un cucchiaio di aceto di vino bianco, il vino bianco perché, diciamo, l'aceto di vino bianco perché l'altro potrebbe poi andare a colorare l'acqua e di conseguenza macchiare anche l'uovo. Quindi aggiungo un cucchiaio di aceto nell'acqua e aspettiamo a questo punto che l'acqua arrivi a bollore. Non dovrà essere un bollore molto forte, ma dovrà semplicemente sobbollire. Intanto prendo anche le uova per realizzare l'uovo poché devono essere delle uova freddissime di frigo, altrimenti la riuscita non è assicurata. Già comunque è una preparazione un po' delicata, quindi speriamo vada tutto bene. Però comunque ecco, per assicurarci la riuscita dobbiamo assolutamente avere delle uova fresche come data diciamo, di produzione, ma anche proprio a temperatura molto fredda. Adesso un attimino imposto il piano cottura, così lo portiamo l'acqua a bollore in breve tempo. Intanto prendo le uova che stanno in frigo. Abbiamo delle uova appunto fresche. Per realizzare un perfetto uovo poché, l'uovo deve essere prima sgusciato all'interno di una ciotolina e poi versato nell'acqua. L'acqua, quando diciamo, inizierà a sobbollire, nell'acqua creerò un vortice con un cucchiaio e poi verserò l'uovo all'interno del vortice. La cottura poi sarà, vedete, molto, veramente molto veloce. Allora, intanto quindi sgusciò l'uovo nella ciotolina, sono sicura poi che è una. Diciamo, è qualcosa che avete fatto a casa tutti già mille volte, però lo facciamo anche insieme in questo caso. L'acqua sta quasi per bollire e quindi tra poco appunto creerò il vortice.
La ricetta invece un po' per più, diciamo che solitamente io lo propongo in versione dolce. Trovate anche infatti sul mio blog, che è appunto l'appetito via leggendo, una ricetta del pan perdu con le ciliegie caramellate, lo zucchero, le mandorle, quindi comunque è una ricetta di recupero per il pane che non è più ad uno stato ottimale. Però sicuramente si presta benissimo sia una preparazione dolce che una preparazione salata. Per partire, diciamo, come pane di partenza, io utilizzo un pane in cassetta di qualche giorno. Eventualmente, molto goloso potrebbe essere anche il panettone gastronomico, che adesso comunque in questo periodo si può trovare facilmente, potreste farlo anche a casa perché è un buonissimo lievitato da forno, quindi assolutamente con il panettone gastronomico otterreste un ottimo risultato. Oppure potreste anche utilizzare, mi viene in mente, diciamo, delle semplici fette di pane raffermo, rimarrebbe, diciamo, un po' diversa la consistenza. Per la versione dolce, ovviamente, il pan brioche sarebbe la soluzione migliore, insomma, il pan brioche assolutamente per la versione dolce è quello che vi permetterà di ottenere un risultato assolutamente ottimale. Adesso vediamo qui, siamo quasi con l'acqua quasi arrivata a temperatura. Intanto, io come forma darò, visto che voglio realizzare, diciamo, una sorta di antipasto, darò una forma rotonda al mio, diciamo, pan perdu che realizzerò appunto oggi. Quindi mi sono procurato un coppa pasta dal diametro di 8 cm con il quale andrò a forare le fette di pane, diciamo, andrò ad ottenere poi appunto il cerchio che mi serve. In mancanza del coppa pasta potete tranquillamente utilizzare un bicchiere, una tazza, una ciotola, qualsiasi cosa che abbia questo diametro. È assolutamente, diciamo, adatto anche diciamo, qualsiasi strumento casalingo che voi possiate avere. Allora, l'acqua sta per bollire, quindi prima di passare al pane direi che ci siamo quasi. Sentite, non so se riuscite a sentire il rumore dell'acqua. Proviamo a fare questa operazione abbastanza delicata, ma che se poi ci prendete un po' la mano, poi riuscite comunque assolutamente ad ottenere un ottimo uovo couché anche a casa. Adesso rialzo un pochino, io sono figlia del piano cottura a gas, quindi piano cottura a induzione a volte mi, diciamo che devo un attimino prenderci confidenza con il piano cottura di induzione. Ci siamo quasi, vedete, magari potreste, forse vedete anche che l'acqua inizia a fumare, quindi mi raccomando, se avete domande, se volete utilizzare, potete utilizzare appunto YouTube per fare tutte le domande che volete, tanto io comunque sto tenendo sott'occhio il mio cellulare. Quindi per qualsiasi cosa sono qui e sarò felice di rispondervi. Allora, qui ho appena creato un vortice con il cucchiaio e ora verso l'uovo all'interno del vortice. Adesso l'albume avvolgerà quello che è il tuorlo e vediamo. Adesso bisogna aspettare giusto qualche minuto. Il tuorlo quindi rimarrà fondente. Tanto prendo anche un piatto, così poi lo adageremo. Solitamente l'uovo couché torna a galla da solo. Sale a galla, quando sale a galla appunto è quasi cotto. Controllate giusto la morbidezza del tuorlo. Ci siamo quasi, devo abbassare però un pochino la potenza del piano cottura perché appunto dicevamo l'acqua deve sobbollire. L'uovo è quasi pronto. Ecco qua, adesso cercherò di avvicinarmi. Allora, deve essere sgocciolato bene e ora cercherò di avvicinarmi alla camera in modo tale che possiate vederlo bene, e abbiamo un uovo appunto in camicia con un tuorlo ancora morbido. Lo vado ad adagiare
sul piatto, ecco qua, e qui abbiamo il nostro uovo poché. Adesso io me lo metto qui da parte, potremmo continuare, ma realmente dobbiamo andare avanti poi con altre uova. Ovviamente, ecco, se dovete realizzare questa ricetta per 4-5 persone, dovrete continuare così per ogni uovo che avete a disposizione, quindi andrete avanti finché non avete terminato tutte, non avrete terminato tutte le uova. Io a questo punto tolgo anche l'acqua calda, bollente, non si sa mai, e passo alla seconda parte della ricetta, ovvero preparo il pane. Allora, andiamo adesso a realizzare appunto con il coppa pasta dei cerchi di pane in cassetta. Nel mio caso, ma ripetiamo, panettone gastronomico, pane brioche, non troppo dolce, vanno bene lo stesso. Andiamo a ricavare un cerchio con il coppa pasta di 8 cm, una cosa di questo tipo, una sorta di galletta, sembra una galletta. Poi andremo a... ne ricavo due, così magari realizziamo due antipasti per due persone. Questo, diciamo, è un antipasto che potreste utilizzare anche per Natale. Magari così potreste stupire in tavola con comunque il tartufo, comunque è un piatto anche abbastanza prezioso da un punto di vista sia di sapore, ma è prezioso anche da un punto di vista di... diciamo di ingredienti, perché comunque abbiamo il formaggio di gruyère, abbiamo l'uovo, abbiamo il tartufo, quindi sicuramente è un piatto molto, molto ricco. Adesso andiamo a far scaldare una padella antiaderente, prendo del burro, allora prendiamo un pochino di burro, magari cambio il cucchiaio e lo facciamo sciogliere dolcemente in padella. Un cucchiaio di burro appunto in padella dolcemente si deve sciogliere e nel frattempo io devo praticamente ripassare nell'uovo e nel latte il pane in cassetta. Andiamo a prendere due uova. Le uova, un po' di latte, aggiungo due cucchiai di latte, e poi diciamo vado a sbattere quello che è il composto. Potete mettere anche un'aggiunta di sale, anche una presa di sale va più che bene, ovviamente. Quando con questo composto andremo poi a, con questo composto vado a ripassare poi quello che è il pane e poi lo, diciamo, lo facciamo friggere in padella con il burro, così che diventerà tostato e croccante. Allora, le uova sono pronte, quindi alziamo un pochino ancora la potenza del piano cottura, prendo il mio pane in cassetta, lo ripasso nell'uovo e poi lo facciamo appunto soffriggere in padella, ora sentirete lo sfrigolio, purtroppo non potete sentire i profumi voi da casa, però sicuramente vi potrete fidare di me. E quindi ho messo entrambe le fette di pane in padella. Ora controlliamo la cottura, controlliamo quella che è la cottura, subito. Controlliamo la cottura con una, girando diciamo a metà cottura quello che è il, quella che è la preparazione. Ovviamente poi tra poco entrerà in scena il gruyère. Dovremo infatti cospargere di gruyère queste due fette di pane in cassetta dorate, perché tra poco saranno dorate, e poi le ripassiamo appunto in forno, così che avremo
avremo comunque un gruyère fondente, fuso. Gruyère è un formaggio che si sposa benissimo con l'uovo, ma può essere utilizzato anche per le fonduta, anzi è un ingrediente, uno degli ingredienti fondamentali per la fonduta, ad esempio. O comunque è un formaggio che va benissimo anche se dovete fare merenda, per dire, perché chi non ha mai, diciamo, assaggiato un pezzettino di gruyère con un po' di pane, o comunque mangiato proprio al posto, diciamo, di un... al momento di fare uno snack, no? Allora, sto a metà cottura, giro le mie fette di pane che si stanno tostando appunto in padella con il burro. Dico, la ricetta quella anche dolce che trovate sul blog è buonissima, perché anche lì abbiamo questo pane in cassetta. No, quella era proprio un pan brioche, avevo realizzato un pan brioche, poi io avevo, me ne era rimasto un pezzettino un po' raffermo, e quindi gli avevo dato una seconda vita, proprio nell'ottica anche del riciclo e, diciamo, del antispreco, no? Perché comunque non è mai, cioè, sempre bene avere molta attenzione nel non sprecare il cibo. Allora, qui ci siamo quasi, le mie fette di pane sono tostate. Adesso prendo una teglia da forno, che ho già preriscaldato il forno a 180 gradi per modalità grill io. Quindi ora prendo la teglia, che è appunto già calda, quindi facendo la massima attenzione. Allora, mi faccio un pochino di spazio, è bello di quando sono in diretta. Allora, arriva qualcuno, probabilmente custode. Allora, un po'. Allora, adesso prendiamo l'uovo. Allora, lo sistemiamo nella teglia da forno che è calda. Eccoci qua. Quindi sistemiamo sulla placca da forno il pan brioche. Allora, poi entra in gioco il nostro gruyère. A questo punto andiamo a grattugiare il gruyère. Il salto in padella. La Francesca mi chiede il salto in padella. No, è chiedere troppo, perché già ho le mie difficoltà con un piano cottura di induzione, quindi direi che il salto in padella anche no. Invece vi faccio vedere una bellissima grattugiata di gruyère, anzi proprio abbonderei, perché deve fondere, mi deve creare la base praticamente adesiva che mi permette, cioè la base sulla quale poi si può appoggiare il nostro uovo, perché ancora manca l'uovo, manca il tartufo. Quindi vedete che ho cosparso di gruyère i nostri due, diciamo, sandwich di pan brioche. Vado a sistemare un pochino anche sopra il formaggio. Li ripasso in forno proprio per 5 minuti e nel frattempo, ci siamo quasi, andrò a tagliare il tartufo a lamelle. Quindi comunque abbiamo risolto, cose che capitano. Allora, passiamo ora al tartufo. Allora, questo è il mio tartufino di Alba, recuperato giusto appunto ieri, proprio per cucinare insieme a voi. Allora, questo ovviamente lo andremo a ridurre a lamelle. Adesso mi procuro un altro piccolo piatto. Allora, che profumo, ve lo posso dire. E lo andiamo a tagliare a lamelle. Devo allargare un pochino. Ecco. Più complicato tagliare il tartufo, in realtà, che stanno facendo attenzione a non farsi male, piuttosto che
fare l'uomo in camicia, chi se lo sarebbe mai aspettato? Il tartufo sapete come si conserva? Allora, il tartufo lo dovete conservare, soprattutto col bianco, in frigo, si conserva per un massimo di una settimana. Lo dovete avvolgere in un foglio di carta assorbente, dove poi praticamente dovrete cambiare questo foglio di carta assorbente tutti i giorni, perché il tartufo tende ad espellere un po' di umidità, e quindi cambiando questa carta poi potrete praticamente far sì che il tartufo duri, diciamo, si mantenga bene per più giorni. Allora, io adesso termino un attimo qui con il tartufo, ho ricavato delle lamelline che poi andiamo a spargere nel piatto. Allora, ok, qui ci siamo quasi. Adesso a questo punto controllo, perdonatemi, vi chiedo un attimo, controllo, non vorrei che bruciare qualcosa. E quindi controllo un attimo quella che è la cottura, anzi, chiamiamo così, adesso si sta fondendo, insomma, lui è la fusione del formaggio gruyère. Allora, io qua mi sto picchiando con questo tartufino, perché è piccino, è piccolo, piccino, l'ho detto quasi alla toscana, è piccino, e perché io infatti vivo a Milano ma non sono di Milano, quindi ogni tanto qualche influenza linguistica si entra, diciamo, in gioco. Allora, ci siamo quasi, io direi che il formaggio è pronto, adesso andiamo a prelevare dal forno i nostri due, diciamo, pan per di più. Ecco. Allora, per impiattare, diciamo, visto che si avvicina Natale, ho pensato a delle tovagliette un po' natalizie, ho pensato a dei piattini un po' elegantini, vi faccio vedere, adesso ne prepariamo, realizziamo un piatto. Allora, possiamo appunto mettere poi il pan brioche, ok, qua, vedete com'è, vedete il formaggio com'è tutto fuso, sembra quasi una gallettina, è molto croccante perché prima l'abbiamo ripassato in padella con il burro, quindi assolutamente è molto, molto croccantino. Poi andremo ad mettere sopra un po' di crema al tartufo. Questa crema è praticamente una crema che è a base di burro e tartufo, tanto ormai diciamo che con questo piatto non dobbiamo avere temere, diciamo, di ingrassare, ecco, assolutamente, quindi diciamo un po' di burro ci sta sempre, sempre bene. Qui ci chiede, allora Marco ci chiede dove possiamo trovare il tartufo. Allora, è stata una bella impresa anche per me, comunque ci sono a Milano molti tartufi, diciamo, che negozi che vendono i tartufi, quindi comunque lo potete trovare magari ordinandolo prima. Se no mi viene in mente Alba, mi viene in mente l'Umbria, ci sono dei posti dove proprio assolutamente i tartufi sono facilmente reperibili senza alcun tipo di problema. Allora, adesso vi volevo far notare che il calore mi sta facendo sciogliere completamente questa crema al burro e tartufo, e qui il profumo è, diciamo, arrivato a livelli abbastanza importanti. Poi andremo ad adagiare ora sopra l'uovo poché che avevamo realizzato prima. Vedete, io ve lo volevo far vedere bene. Vedete che il tuorlo è morbido, quindi poi creerà, quando andrete a mangiare questo piatto, il tuorlo che sarà fondente andrà a creare un ensemble con quello che è il pane. È una sorta di concetto di scarpetta, potrebbe essere, chi è che non fa la famosa scarpetta? A chi non piace, a nessuno, cioè piace a tutti, quindi ovviamente questo tuorlo fondente potrà sposarsi benissimo con quello che è il pane sotto, il pane che abbiamo già lavorato in precedenza. Adesso andiamo a posizionare l'uovo sopra, facciamo, diciamo che mi aiuto con le mani perché è molto più semplice. Quindi abbiamo posizionato l'uovo, adesso completiamo con il tartufo.
Completiamo con il tartufo a scaglie, ora ve lo faccio rivedere poi. Quindi diciamo una bella generosa spolverata di tartufo. E poi io completerei questo piatto che ormai è pronto per essere mangiato, non potete capire che acquolina che mi sta venendo, e forse anche al mio assistente tecnico che è qui con me. E quindi ora, tra poco poi lo mangeremo, ma ne farò anche per lui, adesso finisco, diciamo, questo almeno un piatto, e direi di completare con un po' di gruyère grattugiato e poi di servire appunto questo piatto. Ve lo faccio vedere da vicino, esco dalla cucina e mi avvicino a voi, così magari vi faccio vedere il piatto. Eccolo qua. Vedete che abbiamo realizzato un antipasto, si tratta di un antipasto, è molto semplice ma anche molto 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 goloso. Sono sicura che vi potrà piacere. Se volete adesso vi mostrerò anche il tuorlo fuso, visto che siamo alla fine, quindi ancora quello questo ce lo mangiamo, ovviamente. Adesso faremo, vi faccio vedere il tuorlo, ecco qua. Ho appena, vedete come fonde, come liquido, e questo sarà buonissimo insieme a tutto il resto del piatto. Io, se non avete altre domande, adesso diamo un'occhiata, direi che... Ah no, mi hanno scritto, ecco qua. Allora, mi hanno scritto, adesso vi mostro di nuovo il piatto, così magari vi fate bene un'idea anche della presentazione, perché bisogna anche stare molto attenti alla presentazione. Mi hanno scritto: è perfetto l'uovo, mica semplice riuscirci. Diciamo che avevo fatto svariate prove, devo essere sincera, non è la prima volta che realizzavo l'uovo poché, però diciamo anche che me la cavo abbastanza bene con... cioè mi piace comunque direttarmi in cucina e mi piace anche accettare un po' le sfide, quindi l'uovo poché in diretta sicuramente è stata una sfida. Vi mostro bene adesso il piatto, magari così come anche l'avevo impiattato. Ecco qua, riuscite a vederlo? Spero di sì, ve lo inclino anche un pochino. Il piatto è qui, vedete che l'uovo è perfetto, perfettamente cotto, e adesso noi ce lo mangiamo. Io direi, allora, a questo punto vi do appuntamento, torno da voi e vi do appuntamento giovedì, sempre con un altro appuntamento di Fate Swiss Cheese. Questa volta a cucinare sarà Ornella Puzzone, di Fatto in Casa è più buono, e lei realizzerà una ricetta con il tender moelle, un altro formaggio svizzero buonissimo. Poi ci saranno anche altri appuntamenti, io tornerò con voi il 10 dicembre, sempre con una ricetta, e la prossima volta cucinerò con il formaggio raclette. Quindi se io direi che ora lo mangiamo e ci vediamo alla prossima. Grazie anche da parte di Switzerland Cheese, e mi raccomando, fate Swiss Cheese.